Studenti disabili. La Regione stanzia 70.000 euro per coprire servizi e garantire l'assistenza e l'inclusività. Fosso Lavello, dopo le polemiche interviene la Commissione Ambiente, per Gaia tutto regolare. La Casa Rossa è di proprietà dell'ANAS, lo dichiara il sindaco Lorenzetti per placare le polemiche. Il vice sindaco di Montignosa torna a parlare di sicurezza al Cinquale, facciamo rete tra i comuni. Dal 14 settembre parte Mutamenti, il festival dedicato al jazz in 11 comuni, 17 gli appuntamenti in programma. Il Carmi nel circuito dei luoghi michelangioleschi della Toscana. Il presidente del Consiglio regionale è in visita al museo. Buonasera a tutti, buon inizio settimana e benvenuti ad una edizione del telegiornale di Antenna 3. Come avete sentito dai titoli, ore di sostegno socio-educativo per gli studenti disabili delle scuole superiori. La Regione Toscana interviene e stanzia circa 70.000 euro per coprire i servizi e garantire l'assistenza necessaria ai ragazzi con problematiche. I dettagli da Benedetta Bianchi. La Regione Toscana stanzierà circa 70.000 euro per consentire agli alunni con disabilità delle scuole superiori di Massa Carrara di avere fino alla fine dell'anno scolastico il sostegno socio-educativo. Con un atto concreto la Regione risponde all'ultimatum lanciato dalla Consulta Provinciale per le Disabilità, il cui presidente Pierangelo Tozzi ha ribadito a più riprese il diritto allo studio per tutti i ragazzi. Invece gli studenti con problematiche di diversa natura, anche gravi, si sono sempre ritrovati a metà anno senza qualcuno che li assistesse per mancanza di fondi economici. E non si parla degli insegnanti di sostegno, ma di servizi socioeducativi, quindi di personale OSE che fa interagire lo studente con gli altri e diventa anche un appoggio umano al ragazzo e alle famiglie, come sottolineato da Paolo Gozzani, segretario CGL. La Regione Toscana, unica in Italia, ha già stanziato 1,5 milioni di euro in aggiunta alle risorse ministeriali e ai 60.000 euro della provincia, e sul bilancio del prossimo anno scolastico quei fondi saliranno a 2 milioni. Per la provincia di Massa Carrara è servito uno sforzo aggiuntivo per riuscire a coprire l'intero anno 2018-2019 e affidare ai 276 alunni con disabilità delle scuole superiori l'affiancamento necessario. Oltre a questo, ha precisato il consigliere regionale Giacomo Bugliani, sarà creato un tavolo istituzionale in cui trovare una soluzione definitiva senza affrontare il tema ogni volta in maniera emergenziale. Se da un lato quindi le famiglie dei ragazzi possono stare tranquille, dall'altro ci sono una quarantina di OSE, operatori socioeducativi precari, a cui trovare una forma di contratto, e almeno per questo anno scolastico anche loro potranno stare tranquilli. Torniamo a parlare del Fosso Lavello. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, la Commissione Ambiente del Comune di Massa si è impegnata a sollecitare i soggetti interessati per la risoluzione del problema. Nel frattempo il gestore Gaia smentisce un malfunzionamento dell'impianto. Sentiamo Elisabetta Guenzi. Odori nauseabondi e presenza di liquami nelle acque sono all'ordine del giorno al Fosso del Lavello. Sulla questione, dopo varie segnalazioni, è intervenuta la Commissione Ambiente del Comune di Massa, che ha programmato l'incontro con tutti i soggetti interessati. Al termine di questa fase istruttoria, afferma il Presidente della Commissione Sergio Bordigoni, andremo a sollecitare vari soggetti per individuare i passaggi e le tempistiche per giungere alla soluzione del problema. Una soluzione che, a detta dello stesso Presidente della Commissione, non sarà facile da trovare, che l'amministrazione di Massa, aggiunge, non potrà portare a compimento se non interverrà anche quella di Carrara. Sulle criticità del Lavello a parlare è anche il pentastellato consigliere comunale di Massa Paolo Menchini. Un aspetto che stupisce sono i costi e l'inefficienza degli impianti. In Gaia, afferma Menchini, vengono prodotte circa 2.000 tonnellate al mese di fanghi di depurazione. Se questa fosse la media di tutti e 7 gestori della Toscana, aggiunge, il totale dovrebbe fare 14.000 tonnellate, invece arriviamo appena a 9.000. È evidente, dichiara Menchini, che c'è un problema di produzione di fanghi in Gaia, che in parte è spiegato dal fatto che per il loro trattamento alcuni impianti, come il Lavello 1, usano ancora la nastropressa anziché la più efficiente centrifuga, sostituzione che, aggiunge il consigliere, nei lavori di ammodernamento e potenziamento del depuratore Lavello 1 non è stata prevista. Lo smaltimento dei fanghi continua, costa più o meno 145 euro alla tonnellata, quasi 3,5 milioni di euro all'anno, cifra, conclude Menchini, destinata ad aumentare addirittura fino a 200 euro a tonnellata.
Per Gaia invece tutto sembrerebbe essere nella norma. A seguito della sentenza del TAR Lombardia, scrive Gaia, che ha bloccato lo smaltimento dei fanghi destinati al recupero in agricoltura per tutti i gestori idrici, si è creata una situazione di emergenza e sono stati avviati dei trasporti di carattere eccezionale di fanghi liquidi dal depuratore di Fossa Maestra all'impianto più vicino Lavello 1. L'azienda, specifica Gaia, è temporaneamente obbligata dalla sentenza a trattenere fanghi senza smaltirli. Per fronteggiare l'emergenza e permettere lo smaltimento dei fanghi prodotti dai depuratori della regione, continua, il 3 agosto il presidente della Giunta regionale toscana ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto per un periodo di 4 mesi il conferimento dei fanghi presso 4 impianti di discarica situati sul territorio regionale. E infine il gestore dichiara: la moria di pesci nel fosso d'acqua non è collegabile ad alcun malfunzionamento dell'impianto in gestione a Gaia, ma, ha concluso, è da ricondursi ad una condizione di acqua stagnante dello stesso fosso. Le 4 spiagge libere sulla costa massese devono restare libere, secondo il consigliere PD Stefano Alberti. Quello che si sta facendo nelle commissioni, dice, è indirizzato alla programmazione del lavoro per i prossimi mesi con sconfinamenti a titolo personale sui temi più disparati. Per Alberti, anche se le altre spiagge attrezzate hanno dato buoni riscontri, derivano da specificità, storie e situazioni del tutto particolari, motivo per cui non c'è bisogno di cancellare le spiagge libere, aggiunge Alberti, per un'offerta completa e un'accessibilità garantita a tutti. Il futuro del turismo massese dipende molto da quanto sapremo valorizzare il litorale, conclude il consigliere. Per questo occorre una concertazione tra le categorie per andare tutti in un'unica direzione. Raccolta di firme dei residenti di Via Palestro a Massa per chiedere l'immediata sospensione del rifacimento dei marciapiedi dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. I cittadini contestano esalazioni maleodoranti e hanno richiesto la certificazione del materiale utilizzato e anche dal punto di vista estetico rovinerebbero la zona del centro storico lungo la quale passa la Via Francigena. E a proposito della Via Francigena, sarebbe stato eliminato anche il cippo. L'abbattimento delle barriere architettoniche è stato fatto solo in parte, continuano i residenti, in quanto la larghezza del marciapiede rimane esigua per il passaggio di una carrozzina e anche la realizzazione degli scivoli risulta incompleta. Dopo il sit-in di Italia Nostra della scorsa settimana, in piazza Garibaldi, l'amministrazione massese è prontamente intervenuta per ripristinare la funzionalità della fontanella che da settimane risultava rotta e perdeva acqua. È un fatto molto positivo che ci fa ben sperare per le nostre future richieste, ha commentato Italia Nostra ringraziando l'amministrazione comunale. L'assessore Cella e il presidente Benedetti sanno che devono amministrare il comune o vogliono distogliere l'attenzione dai problemi reali della città? Sono queste le parole del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti dopo le accuse che i rappresentanti delle istituzioni massesi hanno rivolto verso la sua amministrazione. Montignoso attira l'interesse di tutti, ad affermarlo è proprio il sindaco del comune Gianni Lorenzetti dopo l'ennesima esternazione di un rappresentante del comune di Massa su questioni relative proprio a Montignoso. Dopo il consigliere assessore Andrea Cella, afferma Lorenzetti, ecco che il presidente del consiglio comunale di Massa si permette di affrontare problematiche di un altro comune. Per Lorenzetti queste persone dovrebbero occuparsi della loro città, a meno che, dichiara il sindaco di Montignoso, l'intento non sia quello di spostare l'attenzione dei cittadini dalle criticità che hanno sul territorio altrove. Lorenzetti in particolare si riferisce alle accuse mosse da Stefano Benedetti all'amministrazione di Montignoso sulla questione relativa alla Casa Rossa e alle affermazioni dell'assessore Andrea Cella sulla sicurezza di Cinquale. Rappresentanti istituzionali e amministratori che consigliano soluzioni e istigano proclami su un altro comune, continua Lorenzetti, mi fanno pensare o che abbiano già risolto tutti i problemi della propria città oppure che non siano in grado di farlo e cercano di nascondersi. D'altra parte, aggiunge il sindaco, da chi fa da anni una politica di aggressione e propaganda totalmente priva di contenuti c'era da aspettarselo. Infine, Lorenzetti tranquillizza il presidente del Consiglio Comunale Massese Benedetti sulla questione relativa alla Casa Rossa. La struttura che tanto lo affligge non è del comune di Montignoso, ma dell'ANAS. Tutte le irregolarità, specifica il sindaco Lorenzetti, sono state segnalate alle autorità competenti da tempo. Se poi c'è stato un utilizzo abusivo delle utenze, conclude il sindaco, non sta a noi ad accertarlo, né ci saranno ricadute sul comune.
Restiamo a Montignoso, dove il vice sindaco Raffaello Gianfranceschi torna a parlare dei provvedimenti adottati per la sicurezza nella zona del Cinquale e replica ancora una volta al consigliere Andrea Cella: facciamo rete insieme, Massa e Montignoso. Seguiamo insieme l'intervista. Prima abbiamo avuto uno scambio di battute col vice sindaco di Massa, molto cordiali, e io ribalterei il problema a questo punto. Io dico. Noi a Montignoso stiamo facendo un progetto di videosorveglianza nel quale spendiamo sul Cinquale 10.000 euro. Molto meglio sarebbe fare rete, ce lo dimostra stamani la presentazione di Mutamenti, no? Una rete che da Pontremoli va a Montignoso attraverso la cultura. In questo caso la sicurezza si fa con la rete di videosorveglianza e altro. Quindi io dico, comune di massa, se superiamo tutte le polemiche del caso, che tanto non sono interessanti per nessuno, noi abbiamo un progetto e spendiamo 10.000 euro per mettere in sicurezza con le telecamere, che è una parte della sicurezza, il Cinquale. Fate rete con noi, fate una proposta progettuale, metteteci dei soldi e risolviamo questo problema, perché qui non si tratta di primogeniture, chi ha detto, chi ha fatto, e le ordinanze o meno. Ogni realtà ha le sue peculiarità e va affrontata nel momento in cui si verifica. Il sistema delle telecamere, che non è risolutivo, è un sistema che serve alle forze dell'ordine nel momento in cui devono andare a reprimere, e hanno anche il motivo deterrente, perché sapendo di essere ripresi, forse anche più facinorosi se ne stanno un pochino più tranquilli. Questa è la concretezza del fare. Se il comune di Massa ci sta, noi siamo pronti domani mattina. Così almeno la chiudiamo qua una volta per tutte dalle sale del Palazzo Ducale, penso che meglio di così, no? Al via Massa Carrara il corso di formazione della ASL rivolto agli insegnanti per il progetto di prevenzione sulle dipendenze. Unplugged è un progetto sperimentale portato avanti nell'ambito territoriale di Massa Carrara e inserito nel piano regionale della prevenzione. Quest'anno l'adesione al progetto è stata aperta a tutti gli istituti comprensivi della provincia di Massa e Carrara. Dal 5 al 7 settembre al nuovo polo didattico della ASL a Carrara, gli insegnanti delle scuole coinvolte svolgeranno il corso di formazione guidati dalle dottoresse Chiara Musetti e Marina Paternò, esperte della ASL, rispettivamente per il servizio di educazione e promozione alla salute e per il servizio delle dipendenze. L'obiettivo è quello di rendere gli insegnanti in grado di trasferire nelle proprie classi la metodologia operativa di Unplugged per combattere dipendenze da fumo, alcol e droga. Si chiama Inserto, lo sportello per l'integrazione basato sui percorsi di inserimento lavorativo aperto fino a fine anno al comune di Massa, all'interno dell'ufficio immigrati al piano terra. Lo sportello, finanziato con bando europeo, vuole creare punti unici di accesso ai servizi sociali e all'orientamento lavorativo per facilitare la formazione e la ricerca del lavoro attraverso modelli di presa in carico integrata. Lo sportello, grazie ad uno staff multidisciplinare composto da assistenti sociali, mediatori culturali e psicologi di comuni e centro per l'impiego, offre azioni mirate di consulenza e assistenza sociale, mediazione e orientamento specialistico. Lo sportello è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo per le altre notizie. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche Ora questo. manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo.
Da giovedì 6 a domenica 9 settembre torna a Carrara Convivere Festival, quest'anno dedicato al tema del lavoro. Musica, cinema, teatro, gastronomia, mostre ed eventi collaterali. Franco Bertolucci, Remo Bodei, Ascanio Celestini, Paola Cortellesi, Filippo Daverio, Gad Lerner, Isabella Aragonese, Beppe Serveglini, Aldo Schiavone e tanti altri. Domenica 9 settembre, recital di Uto Ughi, violino, Bruno Canino, pianoforte. Convivere 2018, Carrara dal 6 al 9 settembre. Info www.con-vivere.it. Da Brico Center siamo talmente avanti che pensiamo già all'inverno. Iniziamo stufe a legna, stufe a pellet e poi stufe a petrolio e stufe a biotanolo. Te che vuoi essere previdente, fai la scorta del pellet. Da noi un bancale da 72 sacchi, 352 euro. Approfittane perché l'offerta è valida solo fino a fine mese e non finisce qui. Tantissime altre offerte su misura per te. Per il secondo anno torna Mutamenti, il festival dedicato al jazz, che si svolge nei luoghi d'arte della provincia. Quest'anno toccherà 11 comuni e dal 14 settembre al 6 ottobre prossimi. Ancora Benedetta Bianchi. Quello che lo scorso anno era una scommessa, quest'anno è diventato certezza. Mutamenti, il festival jazz itinerante organizzato dall'Istituto Valorizzazione Castelli, riparte sabato 14 settembre. Una rassegna composta da 17 appuntamenti in 11 comuni della provincia di Massa Carrara. Un festival alla scoperta e riscoperta dei luoghi dell'arte e della cultura e anche uno slancio al turismo apuano che si sta lasciando l'estate alle spalle. Sostenuto dalla provincia di Massa Carrara, dai comuni aderenti e con un importante contributo economico di Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e vari sponsor, Mutamenti punta al rinnovamento del ruolo dei luoghi in cui si svolge e al coinvolgimento di tutti per un jazz che, a detta del direttore artistico Max De Aloe, non deve spaventare. Sì, andiamo avanti. Ciò che l'anno scorso poteva apparire una scommessa oggi è diventata certezza. Io devo ringraziare, non ringrazierò mai abbastanza, tutti gli sponsor, veramente tanti, non solo sponsor, ma diventati amici in questo percorso dove noi vorremmo davvero portare tanta gente a conoscere i nostri luoghi attraverso un genere di musica a volte un po' difficile ma veramente affascinante. Perciò io posso invitare, spero, dal 14 di settembre tutti gli appassionati e non a partecipare ad ogni concerto promosso dal Festival Mutamenti. Vi ringrazio. Si parte il 14 settembre dal Castello Malaspina di Massa con il concerto di Dado Moroni, uno dei jazzisti italiani più famosi nel mondo. Poi il festival proseguirà a Filattiera, Ulla, Pontremoli, Bagnone, Tresana, Liccianardi, Mulazzo, Montignoso, Carrara, Fivizzano. L'ultimo appuntamento sarà il 6 ottobre al Teatro della Rosa di Pontremoli con un concerto di De Aloe, Librasi, Stranieri, Trio e Sonnambuli. Alcuni eventi prevedono workshop di fotografia e laboratori per bambini. Sarà reinvestito in interventi di valorizzazione dei beni culturali della provincia e per sostenere progetti musicali. E vi informiamo che il Festival Mutamenti è sostenuto anche con una raccolta fondi tramite la piattaforma Eppela. Per farlo bastano pochi passaggi, occorre registrarsi, cercare la sezione Mutamenti e contribuire attraverso la carta di credito o bonifico bancario inserendo nel modulo tutti i dati richiesti. Il Museo del Carmi si avvia ad entrare nel circuito dei luoghi michelangioleschi della Toscana con l'esposizione di alcune opere del genio del Rinascimento. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio.
Inserire il Carmine nel circuito dei luoghi michelangeleschi della Toscana, anche facendo arrivare al museo di Villa Fabbricotti un'opera originale del genio del Rinascimento, è la risposta del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani alla richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli di dare maggiore visibilità alle zone periferiche della Toscana attraverso la creazione di ponti culturali con il centro. Per l'occasione Giani ha visitato il museo del Carmine alla presenza dello stesso Giannarelli e degli assessori Federica Forti, titolare della delega alla cultura, e Andrea Raggi, delegato ai lavori pubblici. L'amministrazione pentastellata del comune di Carrara si è impegnata a valorizzare turismo e cultura, ha affermato Giannarelli. L'apertura del Carmi e la visita di oggi del presidente del Consiglio regionale rappresentano due passi importanti in questa direzione. Durante l'incontro Gianni ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall'assessore alla cultura, ipotizzando delle collaborazioni. L'assessore Forti, afferma Gianni, ha dimostrato competenze ed entusiasmo e sarò felice di farle da supporto attivo per inserire il Carmi nel circuito dei luoghi michelangeleschi della Toscana, aiutandola a far arrivare qui, per esposizioni temporanee, alcune opere del genio del Rinascimento. L'idea è quella di un filo diretto tra il Carmine e le sedi fiorentine che ospitano le opere del Buonarroti, da realizzare attraverso dei prestiti, ma anche con l'attivazione di offerte sui biglietti d'ingresso. Sarebbe bello riuscire a portare qui e alle cave alcuni turisti che si recano ogni anno a Firenze per ammirare i capolavori di Michelangelo, proponendo visite gratuite a chi si presenta con il biglietto di una delle sedi espositive del capoluogo toscano, ha affermato Federica Forti. Sempre nel corso della visita al Carmi, il presidente del Consiglio regionale e l'assessore Forti hanno ipotizzato per il 2019 l'allestimento a Villa Fabbricotti di una mostra dedicata al rapporto tra Michelangelo e Leonardo da Vinci. È giunto il momento dei vostri auguri, vorrei ricordarvi che se volete potete chiamare il numero di Antenna 3 0585 198 0412 per lasciare i vostri auguri alle persone a cui volete bene. Parliamo di sport perché un altro gioiello della provincia apuana vestirà la maglia azzurra. Nicolò Zaniolo è stato convocato da Roberto Mancini per le due partite contro Polonia e Portogallo. Per il centrocampista, che è nato a Massa nel 1999, figlio dell'attaccante Igor Zaniolo, passato quest'anno alla Roma dall'Inter dopo il prestito dello scorso anno in Serie B all'Entella, si tratta, oltre che di una grande soddisfazione, anche di un singolare record. Pensate, Nicolò entrerà in nazionale maggiore senza ancora aver giocato in Serie A. Sabato 15 settembre dalle 16 ad Aulla, la consulta dello sport del comune in collaborazione con la Proloco Aldo Ruffini organizza la giornata dello sport, un evento che ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva facendo conoscere l'operato delle associazioni del comune di Aulla e del resto del territorio, soprattutto per avvicinare allo sport persone di tutte le età. L'evento è a scopo benefico, le offerte raccolte saranno donate a Francesco, il bimbo che sta combattendo una grande battaglia per la vita. Vediamo adesso quali sono le previsioni del tempo per domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 4 settembre. Ancora nuvolosità variabile sparsa per tutto il territorio, con possibilità di rovesci. Le temperature subiranno un lieve aumento, i venti restano deboli, il mare poco mosso. Per la giornata di mercoledì 5 settembre un ritorno ad un cielo sereno o poco nuvoloso, accompagnato da un ulteriore rialzo delle temperature. I venti restano deboli e il mare poco mosso. Tendenza ai giorni successivi. Un tempo stabile e soleggiato per la giornata di giovedì, ma con un peggioramento già a partire dal tardo pomeriggio fino a venerdì, con nuvolosità e piogge sparse. Temperature stazionarie, poi in lieve calo, mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it.
Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Speriamo dunque ancora in belle giornate, così come speriamo in belle notizie, ma per saperlo a domani sera. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.